Pa, 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 pa. I'm back. E allora, buonasera. Oggi sono andato qui in posto di merda. Posto di merda, oddio. Minchia, 30 secondi fa una bestiolina con dei bei denti sotto i piedi ce l'avevo. Sotto i piedi ce l'avevo, però non c'è scattiata, come si suol dire in gergo tecnico. Bella ragazzi a tutti. No vabbè dai, sono finiti i tempi da youtuber. No, scherzando. E allora, sì, sono tornato nel canale. Cazzo, non ci sono più abituato, mi si è stancato già il braccio. Allora, sono tornato nel canale perché ho detto, quando facevo video e andavo a mare quasi tutti i giorni, tutti mi criticavano perché dicevano, cazzo, 20 anni di qua, di là, come puoi parlare di pesca, fare tutto il maestrino, ste minchiate così, e fare tutta sta roba qui online. E allora cosa ho pensato io? Quale migliore situazione? Ci sono arrivato un pochettino in ritardo, però ho detto, quale migliore situazione se non quella di essere in un paese neanche bagnato dal mare e fare video parlando di pesca subacquea, fare video parlando di attrezzature, fare video dove dispensare consigli a destra e a manca solo ed esclusivamente per voi e solo ed esclusivamente per vedere quali sono gli effetti sulla gente, su quella gente che prima criticava. E niente, allora, chi non lo sapesse, mi sono trasferito in Inghilterra da più di un anno, da quando ho smesso di fare video? Sì, più o meno, febbraio 2016, ho smesso di fare video forse nell'inverno del 2015, credo, non ci penso, comunque sia, mi sono trasferito da un'altra parte, minchia devo cambiare braccio, mi sono trasferito da un'altra parte, ovviamente per lavoro, ovviamente per lavoro, dopo un mese mi hanno diagnosticato un tumore, che ho operato e asportato. Però purtroppo si era trasferito da un'altra parte e ho fatto un'estate di chemioterapia. Poi, siccome questo tumore non se n'era andato del tutto, mi sono operato in maniera massiccia e adesso è tutto risolto. Quindi di nuovo qui online a rompere i coglioni. Ora, io non so quanta gente mi abbia scritto, no veramente, e ancora c'è gente che scassa la minchia nei video, quindi vuol dire che funzionano. Però, niente, sapete, non ho mai cancellato la pagina, perché GoPro Italy non può finire, probabilmente cambierò il nome. Però GoPro Italy non può finire perché è oggettivamente un dato di fatto che è stato d'aiuto a tanti, soprattutto a quelli che cominciano. E credo che gran parte del successo di GoPro Italy sia dovuto proprio al fatto che qualcuno come me si è veramente dedicato a fare dei video per chi non sapeva letteralmente dove mettere mano. E quindi siamo di nuovo qua a fare video. Ora, utilizziamo questo video, se riusciamo a farlo. Non so quando pubblicherò il prossimo, ma lo farò. Proviamo a utilizzare questo video per fare un riepilogo di tutte quelle domande al quale io non ho potuto rispondere in questo anno, e credo sia fattibile, e proverò a rispondervi uno ad uno, malgrado la memoria. Vediamo se mi ricordo ancora qualche cosa, ma problemi non ce ne dovrebbero essere. E niente, scrivete qua sotto tutto quello che cazzo volete. E se volete condividere il video e volete lasciare un like, lo volete condividere sulla vostra pagina Facebook? No, assolutamente no. È finito quel momento. Ragazzi, spero l'idea vi piaccia. Io magari ogni tanto proverò a caricare qualche video di qualche altro pesciolino, pescato in un'altra maniera. Ma come ho saputo sin dal momento in cui ho smesso di fare video che un giorno avrei ricominciato, so da quando ho smesso di fare pesca subacquea che ci sarà un giorno che qui farò pesca subacquea. Quindi stay tuned e al prossimo video.